Salve a tutti, come sempre, bentornati e benvenuti qui su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news. Ma prima vi ricordo che potrete lasciare il vostro commento proprio qui sotto. Oppure iscrivervi al canale per non perdervi nessuno di questi video. Ma passiamo alla news. Le parole di Giorgia Meloni sul perché abbia preferito tifare la Ferrari a Monza e non farsi applaudire dal gota della finanza a Cernobbio arrivano con la brezza che accarezza il lago. Non ce l'ho fatta a fare tutto. Bisogna fare un po' e un po'. Andrò il prossimo anno. I manager e i banchieri ospiti, paganti, del forum Ambrosetti la aspettavano e sono rimasti delusi, ma hanno avuto modo di consolarsi con mezzo governo in trasferta lombarda. Per tre giorni, tra i marmi, gli stucchi e i giardini pettinati alla perfezione, si sono alternati, incrociati e punzecchiati 11 ministri su 24, che hanno fatto a gara nel lodare i loro dicasteri e, nel complesso, le scelte di un governo che, Può lasciare un segno nella storia del paese. Parola di Matteo Salvini, che ha messo nel trolley l'ottimismo dei fatti, e a Cernobbio vende il suo ponte come l'opera pubblica in progettazione più grande al mondo. Fatto il pieno di flash e la foto a bordo lago con Matteo Piantedosi, è il numero uno. Il leader della Lega se ne va a Monza a godersi la Ferrari e il Gran Premio, una delle poche occasioni in cui mi piace vedere tanto rosso. Ma all'autodromo gli scatti sono tutti per la Premier, che affida il suo stato d'animo sulla situazione del paese e del governo a una metafora futurista. La situazione è complessa da maneggiare. Il tempio della velocità diventa per noi anche fonte di ispirazione. Abbiamo bisogno di correre di più per far correre di più questa nazione. Un'immagine che rivela quanto alta sia a Palazzo Chigi la preoccupazione per il pil che cala. La disoccupazione che cresce e il super bonus che si mangia i già pochi soldi per la seconda manovra della destra e forse anche per le tensioni e le divisioni tra i leader dei partiti. In una Cernobbio per una volta orfana di grandi nomi internazionali, Giuseppe Conte arriva in ritardo e intorno ai tavoli imbanditi per la pausa caffè c'è chi provoca Carlo Calenda. Il leader dei 5 Stelle ha davvero perso l'aereo o non voleva fare un dibattito da solo con lei. Il fondatore di Azione se la ride. Sentenzia che, il campo largo alternativo non esiste, e nessuno si azzarda a dargli torto. Nel programma di sala era previsto un panel a tre calenda Conte Schleim moderato dal direttore del Corriere Luciano Fontana, ma la segretaria del PD ha scelto di collegarsi da remoto, scenografia austera e l'annuncio di un confronto anche aspro col governo sulla legge di bilancio. A Villa d'Este gli unici accenti aspri sono quelli di Conte, che spara a zero contro tutto e tutti. Cara ministra Calderone, è giù legnate sulla fine del reddito di cittadinanza. E a Giorgia Meloni, ha ereditato una Ferrari da noi e ci ritroviamo con una bicicletta a pedalata assistita. Eppure Salvini è convinto che il governo durerà dieci anni e realizzerà la prima produzione di energia nucleare. Peccato che poco prima Pichetto Fraten aveva rinviato alle calende greche: del nucleare si occuperà il prossimo governo. Non solo la Premier. Ma anche molti ministri e sottosegretari di FDI si sono tenuti alla larga. Ci sono fitto e nordio. I fotografi cercano Urso con la giovane moglie ucraina e il figlioletto biondissimo e si chiedono perché non ci siano meloniani come Lollobrigida, San Giuliano, Ciriani, Santanchè, Musumeci, Crosetto, Roccella, Mantovano, Fazzolari. Imbarazzo per la manovra da vacche magre che si prospetta? Un ministro che ha preferito restare a casa risponde così. Non è il momento delle passerelle. Lo scorso anno Giorgia ha fatto il pieno di applausi e poi siamo tutti impegnati a preparare la kermesse del 24 settembre. Quel giorno, per festeggiare un anno dalla vittoria alle politiche, Meloni traccerà un bilancio e lancerà la campagna elettorale per le europee. E poi l'agenda della presidente è piena di riunioni in vista del vertice di maggioranza di mercoledì sulla manovra e le riforme costituzionali e del CDM di giovedì. Intanto Marina Elvira Calderone in cassa baci e abbracci dal presidente del CNEL Renato Brunetta. È la mia ministra. Eravamo ragazzini insieme. Anna Maria Bernini col suo discorso sul potenziamento delle borse di studio conquista la ex speaker della Camera Nancy Pelosi, che la insegue giù dal palco per farle i complimenti. Adolfo Urso in giardino schiva le domande sulle lentezze del PNRR, denunciate anche da Paolo Gentiloni. Nessun ritardo nella spesa. Ma perché non sente anche fitto? L'ultimo ministro in ordine di apparizione, ma anche il più applaudito, è il responsabile dell'economia, al quale al mattino Salvini aveva dedicato un pensiero, questo è il lago più bello del mondo, con tutto il rispetto per il lago di Varese del ministro Giorgetti. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.